A parlare di rivoluzione copernicana da Renzi fa abbastanza ridere, visto che ormai siamo abituati a un annuncio ogni 2 settimane e credo che questo ennesimo annuncio sulle tasse sia semplicemente un modo per sviare l'attenzione su altri grossi problemi che ha il governo. Pensiamo al fatto che non ci sono i numeri per la riforma costituzionale, pensiamo all'emergenza immigrazione che sta sfuggendo di mano, pensiamo al caso Crocetta piuttosto che al caso Mafia Capitale, e quindi Crocetta si cerca di edilizia, deviare Molinari, l'attenzione stamane è su tutto così. altro. Quando i fatti invece ci dicono che ne dicano gli ospiti in studio, nell'ultimo anno, nel governo Renzi, le tasse sono aumentate perché l'IMU agricola è stata inserita dal governo Renzi. Poi il governo potrà dire non è una tassa nostra, è una tassa dei comuni, ma se il governo inventa una nuova tassa e taglia i trasferimenti ai comuni in proporzione al gettito presunto di quella tassa, obbligando i sindaci a fare i gabellieri, è il governo che ha messo una nuova tassa, non è il comune. Lo stesso dicasi per gli aumenti dell'addizionale IRPEF delle regioni. Se lo Stato taglia 4 miliardi e mezzo di euro alle regioni e 2 miliardi e mezzo agli enti locali, è evidente che i sindaci e i presidenti di regione saranno obbligati a rivalersi in maniera diversa. E questo vale anche per quegli sgravi sull'IRAP di cui parlava prima Migliore, perché gli sgravi sull'IRAP, che sono la misura che serve in questo momento per far vedere che il Jobs Act funziona, quindi si danno degli sgravi alle imprese che assumono per 3 anni possono avere questi sgravi, dopodiché i nuovi giovani assunti potranno essere licenziati senza alcuna garanzia, perché il contratto a tutele crescenti dice questo, non è più un vero contratto a tempo indeterminato. Ma che cosa comporta? Comporta che il mancato gettito IRAP alle regioni dovrà comunque essere recuperato diversamente. Quindi dire che questo governo ha tagliato le tasse è una balla.